Vi facciamo scoprire il territorio della Val Camonica dove sorge il caseificio sociale di Val Camonica e Sebino. Siamo a Bienno, comune della Val Camonica appunto, e da qui parte la nuova edizione di Travel News 24. Dalle strade magnifiche di Bienno io vi do la prossima notizia. Candele a Candelara, sembra un gioco di parole ma una festa, fatta di fiammelle e atmosfera natalizia. Si svolge a Candelara, borgo medievale vicino a Pesaro, dove viene organizzato un grande mercatino natalizio con decorazioni natalizie e soprattutto con tante candele di ogni tipo. Ci sono però anche la via dei presepi, l'officina di Babbo Natale, gli spettacoli degli artisti di strada. Ogni sera poi si spengono i lampioni e il borgo resta per un po' illuminato solo dalla luce delle fiammelle. L'appuntamento è nei weekend del 26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre e poi dall'8 all'11 dicembre. Chiedo al nostro cameraman Giulio di fare un'inquadratura su queste splendide strade, su questi splendidi scorci. Abbiamo cambiato luogo e ci troviamo ora nel mulino qui a Bienno, sempre in Val Camonica. E da qui vi diamo la prossima notizia. A dicembre ormai ci siamo quasi, in Alto Adige tornano i Krampus, sono figure mostruose legate alle festività dell'Avvento, tipiche delle zone alpine di cultura tedesca. Rappresentano il diavolo, il male, a cui fa da contraltare Nikolaus, cioè San Nicolò, che invece rappresenta il bene. Il giorno del Krampus è il 5 dicembre, proprio un giorno prima di Nikolaus, che si festeggia invece il 6. Se girate per i paesi dell'Alto Adige attorno a questo periodo, quindi attenzione, potreste imbattervi in questi personaggi spaventosi. Questo però non è il mulino bianco de Banderas. Vediamo qui lavorare la signora Francesca in questo mulino. Pensate, è gestito da 4 generazioni solamente da donne. E ora vi diamo la prossima notizia. Un'informazione ora per gli amanti dell'alta quota. Dal 2 dicembre si torna infatti a salire fra i ghiacciai del Monte Bianco con Skyway, l'avventuristica funivia inaugurata lo scorso anno. Dopo un breve periodo di pausa per la manutenzione ordinaria, l'impianto tornerà infatti a funzionare appunto dal 2 dicembre. La sua cabina, che ruota a 360 gradi, porta in quota con tappe in 3 stazioni altrettanto avveniristiche, dove si trovano anche bar e ristoranti con spettacolari vetrate sulle vette. Tutte le informazioni al sito montebianco.com. Un'avventura da non perdere, assolutamente! Siamo all'interno del mulino di Bienno e qui il tempo si è fermato e io vi do i consigli per il weekend. A Orte, in provincia di Viterbo, domenica c'è Orte in Cantina, con visite alle cantine e degustazioni. Si replica poi domenica 4 dicembre. A Cremona, ve lo ricordiamo, questo weekend si conclude la Festa del Torrone con degustazioni, musica e spettacoli in tutta la città. E infine vi ricordiamo anche che sempre questo weekend termina anche November Pork, la manifestazione itinerante dedicata alle eccellenti salumi del Parmense. L'ultima tappa è a Rocca Bianca. Ed è arrivato il momento anche dei vostri consigli, le vostre segnalazioni, quelle che ci avete mandato alla nostra mail redazione @travelnews24.it. Nicola dall'Emilia Romagna ci ricorda che questo weekend si conclude la sagra del Tartufo di Sant'Agostino in provincia di Ferrara. Annalisa dal Piemonte invece ci segnala la festa del Cavolo Verza, domenica a Montaldo d'Ora in provincia di Torino. Chiara dalle Marche invece ci suggerisce la festa della cicerchia, legume povero del territorio, a Serra dei Conti in provincia di Ancona. E allora non smettete di inviarci le vostre mail a redazione@travelnews24.it.